Ciao ragazzi, sono Happy, bentornati su Mega Wow! Come state? Lasciate subito un like perché oggi è tornata di nuovo Cinzia con una delle sue storielle, di cui la protagonista sarà Tania! Andiamo a vedere che combina. Ciao a tutti, ciao Happy, benvenuti in questo nuovo video dove aiuto Tania a creare dei vestiti con dei... ops, guanti in lattice. Non so che cosa ne uscirà fuori, ma ci dobbiamo solo divertire qua, no? E far capire che con qualsiasi cosa si può creare. Non so se uscirà un bel vestito per Tania, però fa niente, ci divertiamo lo stesso. Creiamo. Va bene, vi lascio a Tania e a sua sorella. No, piccola Chloe, non piangere. Che succede? Vuoi il ciuccio? Ah, l'hai già preso in mano. Piccoletta, basta che hai il tuo ciuccio e ti calmi subito, eh. Sai chi arriva adesso? Arriva la zia Tania. Sei felice? Zia Tania arriva con il suo pancione gigante. E abbiamo per lei tanti regalini. Anzi, non per lei, ma per la cuginetta che arriverà. Quindi pannolini, biberon, sapone, cose che hai anche tu. Eh sì, piccola. Oh, ma chi c'è qui? Ciao Happy, ciao a tutti, benvenuti. Oggi sono qui insieme alla mia piccola Chloe e sto aspettando mia sorella Tania. Sta per arrivare con il suo super pancione gigante. Ebbene sì, anche lei aspetta un bimbo ed è molto molto agitata perché manca poco. Quindi sono qui per rassicurarla e per farle dei regalini per il suo bebè. Sì, penso sia arrivata comunque. Vediamo un po'. Eccomi, ciao! Scusa il ritardo, ma diciamo che mi sento un po' appesantita con questa pancia. Vabbè, potrai capirmi, penso, Certo che ti capisco. Però guarda qui adesso chi ho, la mia piccola Chloe. È proprio dolce. Ciao Chloe, ciao amore della zia. Ciao tesorino. Come sta? Sta molto bene, tranquilla. Ogni tanto piange, ma è normale. Piange? Oh mamma, che cosa mi aspetta? Fatti forza, dai. È una gioia. Comunque, ho per te dei regalini. Dei regalini per me? Beh, più che per te, per il nuovo arrivato, che arriverà presto. Grazie! Che cosa sono? Dimmi pure. Beh, ecco qui, tipo un messaggio pubblicitario. Abbiamo pannolini, un bel biberon e del sapone per fare il bagnetto. Perfetto, direi, mi servivano tutti. Ovviamente lo so. Quindi questi sono tutti per te, li puoi prendere. Grazie mille, sorellina, sono proprio felice. Però ho un piccolo problema. Dimmi, che cosa succede con questa panciona? Non riesco mai a stare comoda nei miei vestiti. E quindi... aiuto. Sai una cosa? Ho visto dei tutorial molto strani. Ma in realtà se funzionano, potrebbe venirti una tutina davvero carina. Dei tutorial? Di che cosa stai parlando? Non mi fido molto. Beh, in realtà non mi fido neanch'io. E quindi perché mi proponi queste cose? Vabbè, passiamo tempo. Visto che ne hai bisogno, potremmo provare. Mi preoccupa davvero tanto, lo sai, vero? Dai, vuoi che ci provo oppure no? Proviamo, che ti posso dire? Va bene, proviamo. Però se sono ridicola, che facciamo? Qui ci stanno guardando Happy e i suoi amici. Lo so, ma magari potrebbe servire anche a loro se viene carino. Devo proprio fidarmi di te, vero? Dai, proviamo e ci divertiamo un po'. Va bene, fai questa tutina e... ma aspetta, come la farai? Serve un guanto in lattice. Un guanto in lattice? Mi vuoi far mettere un guanto in lattice? Ma secondo me verrà qualcosa di comodo in realtà. Va bene, dai, fammi questa tutina e vediamo, magari è comoda, non lo so. Ecco qui il guanto e adesso andiamo a tagliare la punta di queste due dita. Senza tagliarci le dita noi, eh. Ta-da! Col suo pancione gigante. E andiamo a tagliare questa parte di qua.
Così, così. E facciamo un fiocco. Tac. Abbassiamo la maglia. Ecco qui. I leggings super comodi per la nostra Tania. Vedremo dopo che cosa ne pensa lei. Te lo dico subito, a me questi non piacciono proprio. No, proprio. Perfetto, allora con un altro guanto proviamo a fare un vestitino, un pigiamino, qualcosa del genere. Tagliamo questo dito qui. Tagliamo qui. E tagliamo qui in fondo. E adesso proviamo a metterlo a Tania. Sulle braccia Tania. Una qui, la testa qui. E adesso ci sono questi qui, servono per definire il punto vita. Ma quale punto vita? Che io ho un pancione gigante, punto vita. Fiocchetto. Ta-dam. Ed ecco qui il vestitino pigiamino per nostra Tania, fatto con i guanti. Beh, diciamo che questo è meglio di quell'altro. Però, dai, l'idea è carina. Ci può stare. Ragazzi, voi cosa dite? Creereste alle vostre Tania dei vestitini con i guanti? Per divertirvi un po' a casa, ovviamente. Ma dai, per me il vestito ti sta molto bene. Tu dici? Cioè, guardalo. Anche se le scarpe ci stanno molto bene. Però è pur sempre un vestito in lattice. Sì, ma avevi detto che i tuoi ti stavano tutti stretti. Sì, in effetti questo è molto comodo, lo devo ammettere. Non so, è un po' stropicciato. Beh, almeno è servito a far ridere Chloe. Cioè, questo mi fa piacere. Ti sei divertita a fare la stilista per un giorno. Però, no, direi che non va bene. Devo andarmi a cambiare subito, non ce la faccio. Lo sapevo che non le sarebbero piaciuti, ma vabbè, io mi sono divertita a fare la stilista con quel che si trova in casa. Va bene, e adesso direi che posso salutarvi. È stato divertente creare questo vestito per mia sorella. Non bisogna sempre credere ai tutorial su internet, mi sa. Vabbè, comunque, un bacio a tutti, ciao Happy, ciao ragazzi, mettete un pollice in su, ciao! Ed eccoci qua, il video è finito, spero vi sia piaciuto, mettete tanti pollicioni in su, ciao Happy, ci vediamo al prossimo video, ciao! Incredibile! Beh, passerei le ore a guardare le storielle di Cinzia. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, mi raccomando, vi aspetto, ciao!